sarà ad essere Castelfirmiano, venerdì 24 giugno al Messner Mountain Museum, la sede della prima tappa del Südtiroler Jazz Festival Alto Adige. Giunta alla 29esima edizione, la rassegna vedrà la presenza di ben 250 musicisti provenienti da 20 nazioni. Il festival prevede 55 diverse location suddivise in una ventina di comuni altoatesini che nelle 10 giornate si esibiranno in tutto ben 100 volte con 75 concerti e 25 music spot nelle filiali della Cassa di Risparmio. Il nostro festival si distingue da altri festival proprio per questo connubio dove una parte è la musica e l'offerta musicale varia, anche di alta qualità, ma oltre a questo anche la musica posizionata proprio sul territorio, nei luoghi belli che abbiamo, anche con i prodotti buoni che possiamo presentare sia per il pubblico locale ma anche per un pubblico nazionale ed internazionale. Oltre ai programmi proposti dai vari artisti, ci sarà modo di assistere a 5 opere commissionate per il festival, mentre 6 gruppi si esibiranno per la prima volta e non mancheranno le novità provenienti direttamente dai palcoscenici di New York, Parigi, dalla Germania e dalla Scandinavia. Da segnalare inoltre l'età media decisamente bassa, appena 30 anni, degli artisti e la massiccia componente femminile. Insomma, un'edizione, questa del 2011, del Jazz Festival, dove non mancheranno i piatti forti. Sì, c'è l'inaugurazione a Castelfirmiano, al Messner Mount Museum Firmian, con Voices of the World, che è anche un progetto originale, con musicisti da varie parti del mondo che cantano delle voci come i cori sardi, come una cantante israeliana, come le voci africane, come le voci del Sud America. E poi abbiamo quest'anno per la prima volta anche un progetto che si chiama Jazz and Social, che sono dei concerti nella casa di riposo a Villa Serena e con il laboratorio protetto a Cardano, dove i musicisti altoatesini suonano insieme con musicisti di questo laboratorio protetto.